La notizia della morte di Rossi sconvolge il mondo del calcio italiano e mondiale. Se ne va l'eroe dell'Italia campione del mondo del 1982. Lei come lo ricorda? Ma lo ricordo come un grande centravanti, uno che è riuscito a fare 3 gol al Brasile, campione del mondo, ha vinto anche il pallone d'oro, è stato un grande in assoluto, ecco, quell'Italia lì ha vinto il mondiale, lui ha fatto 6 gol, 6 gol importanti. Io lo ricordo anche come amico, nel senso che ci conoscevamo, io ho fatto il mondiale del 70-74 col numero 20 e lui dal 78 all'82 e credo anche l'86 avesse, di sicuro aveva il numero 20 del 78-82. Perciò abbiamo fatto la staffetta con la maglia numero 20 nazionale. Rossi è stato il primo giocatore a vincere nello stesso anno il mondiale, il titolo di capocannoniere e il pallone d'oro. Secondo lei Sì. però quali sono stati gli anni migliori di questo calciatore? Ma credo che siano stati quelli lì appunto perché lui ha giocato in diverse squadre, nella Juventus, nel Milan, però quella nazionale lì era fatta per lui sotto certi aspetti perché era una gran nazionale con gente come Cabrini, Gentile, Tardelli, Causio, insomma, era una grande nazionale. Lui Cabrini, Zoff, insomma, quando uno diventa campione del mondo è merito di tutta la squadra. Lui diciamo che in quel periodo lì si è trovato in forma e ha vinto la classifica dei cannonieri al mondiale, ha vinto il pallone d'oro, è stato campione del mondo, più di così non poteva fare. Ecco, io sono ricordi indelebili che questo ragazzo ci ha lasciato. Ecco. Molti lo descrivono non solo come un grande calciatore, ma anche come un uomo per bene, una persona gentile, così. Sì, io l'ho conosciuto in diverse occasioni, ecco, quando sfotteva anche sotto certi aspetti, che io dicevo, se giocavi nel mio periodo facevi la riserva, e lui mi diceva no, sei stato fortunato che sono arrivato dopo, altrimenti mi facevi la riserva tu, ecco, era anche un bonaccione, uno che sempre disponibile al discorso, allo scherzo, ecco. Non è come certi giocatori che se la tirano, che se la tirano, credono di essere, non so che cosa, invece lui è sempre rimasto modesto, modesto sotto tutti gli aspetti. Buon insegna dunque, dopo Maradona, il mondo del calcio piange un altro grande campione. Senza togliere niente a Maradona, che è stato un grande. Paolo Rossi è stato un grande sia in campo che fuori e sono purtroppo due giocatori indimenticabili che se ne sono andati troppo presto, ecco, Paolo ha 10 anni meno di me, 64 anni, Maradona anche lui. Purtroppo quando è il destino, quando è il tuo momento, la vita purtroppo che si sa che finisce, però non si sa quando e si spera sempre che sia più lontana possibile questa purtroppo scadenza.